spettacolo, d'altro oscurerà tu scarmento. È latino. Già, e lo capisco. È lui. È lui che ha ucciso il tuo amico. Adesso sappiamo chi sei. Vaffanculo. Com'è possibile tutto questo? Chris è arrivata alla seconda botta. No. Tutto questo sangue, queste ferite. Rox, questo tuo mondo di spiriti non è certamente privo di dolore. Dovete andarvene, tornerà. Ma qui non c'è mai stata sofferenza. Probabilmente c'è sempre stata, solo che nessuno l'ha mai provata. Andatevene via. No, non possiamo andarcene e lasciarti qui in balia di quello squilibrato. Vattene, Rox, e trova il modo di fermarli nel mondo reale. Rox, io lo so chi è lui. Una volta mi ha... Dobbiamo cambiare le regole del gioco, Chris? Che cos'è la vendetta? Cosa vuoi? Fatti vedere, bastardo! Sei morto più di 2 ore fa. Tu mi hai ucciso! Dove sei? Molti vorrebbero terminare il loro viaggio come te, nel momento di massimo splendore, senza sofferenza, senza malattia, con la possibilità di salutare i propri amici prima di sparire. Non cercare scusanti! Mostrati! Dunque, preferisci illuderti di potermi ferire in questo limbo, piuttosto che dire degnamente addio alla tua esistenza. Fatti vedere! Perché, Chris?
Lasciala andare, vigliacco! Quante altre persone vuoi far soffrire? Il suo amico si sarà già risvegliato. Svegliati, Jill! Cazzo, svegliati! Ma lei no! Lei è ancora qui! E se nel mondo dei cosiddetti vivi sarebbe già carne morta, qui il suo cuore non smetterà di pulsare finché non sarò io a lasciarla andare. Perché questa crudeltà? È tra me e te! No, è tra te e te! Tu non puoi ferirmi, tu non puoi impietosirmi, tu non puoi vincere. E ogni istante che lasci passare, questa troietta soffre così tanto che potrebbe partorire un elefante e sentirsi sollevata. Lascia! Affrontami da uomo a uomo. Né io né te siamo uomini. Jill! Ti prego, svegliati! M'hai assaggiato il sangue. Lei sta sanguinando per te. Vattene da qui! E i tuoi amici smetteranno di soffrire! Chris! Ancora almeno un quarto d'ora da passare qui. Non c'è un modo per riportarla nel mondo dei vivi. No, mai nessuno ha voluto andarsene prima che finisse l'effetto. Lui ci riusciva. Ma com'è possibile? Devo trovarlo. Ehi, basta così! Basta così! Guarda come cazzo l'hai ridotta. E guarda come hai ridotto me! Se continui così, prenderà anche me, Rox e chiunque gli capiti sotto tiro. Fermati. Vai a fanculo, tu! Tu e anche questa stronza! Se non fosse per voi drogati di merda, io non sarei qui! Nessuno ti ha costretto a strappare, nessuno, ricordatelo! E nessuno ha costretto voi a venire in mio aiuto! Andatevene! E lasciatemi prendere quel bastardo! Chris, aspetta! Rox! È tutto finito. Nero, devi impedirle di chiamare la polizia. Nero, se io cado, cadi anche tu, ricordati! Ti prego, lasciami stare. Ho pagato il mio debito. Non finirai mai di pagare! Se io cado, cadi anche tu! E lei farà la fine di Chris! Lasciaci in pace! Che cosa vuoi che faccia? Lasciaci in pace. Dipende da te. Ho chiamato la polizia. Ho riattaccato.